La qualità della vita nei centri urbani è strettamente correlata al traffico causato dal trasporto merci, sempre più ingolfato dall'aumento esponenziale dell'e-commerce. I numeri sono rilevanti: oltre 20 milioni le consegne mensili generate in Italia dal commercio elettronico, che viaggiano per lo più su veicoli commerciali di classe inferiore a Euro 5, con inevitabili ripercussioni su viabilità e qualità dell'aria. Ne è consapevole la Regione Calabria, che, da fanalino di coda nella classifica del 2018 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nei capoluoghi di provincia italiani, cambia passo, partendo proprio dalla riorganizzazione della logistica urbana. L'obiettivo? Diventare una regione green con un sistema di siti logistica a zero emissioni entro il 2030. Noi stiamo provando a mettere delle condizioni affinché in certi segmenti, a distribuzione urbana delle merci, le nostre città si trovino a poter competere con le migliori città europee. Se ne è parlato il 18 ottobre a Vibo Valentia nel corso di un seminario tecnico-scientifico organizzato dalla regione in collaborazione con Form SPA, dedicato a City Logistics e Safety School. Focus dell'evento, le azioni concrete messe in campo dalla Regione Calabria per migliorare la vivibilità delle sue città. L'obiettivo fondamentale è quello di migliorare le condizioni di vita dal punto di vista delle condizioni di accesso a quelle che sono le situazioni locali, e quindi le politiche urbane, le politiche per le aree interne, le politiche per trasporto ferroviario, quindi il trasporto sostenibile. Tra queste, la manifestazione di interesse rivolta ai comuni nel 2018 per il cofinanziamento con 4,5 milioni di euro a valere sui fondi PAC di interventi per lo sviluppo di reti per una mobilità sostenibile. Tre i comuni ammessi al cofinanziamento: Vibo Valentia, Reggio Calabria e Rende. Stanno cambiando molte cose, per la verità, perché non è più fanalino di coda la nostra città e la provincia in generale. Stiamo risalendo la china, stiamo lavorando in questa direzione e ci vogliamo affacciare con assoluta dignità, con la stessa dignità che hanno le altre città del Mediterraneo, all'Europa. E certamente questo progetto ci proietta di molti passi avanti in un'immagine e in una dimensione culturalmente avanzata, un'immagine assolutamente europea. Attraverso questo sistema la città avrà la possibilità di assorbire meno inquinamento, di dover far fronte a flussi di traffico più contenuti, soprattutto in riferimento ai mezzi pesanti, che poi sono i mezzi che verranno interessati a questa zona a traffico limitato di circa 145 ettari, quindi molto grande, una delle più grandi d'Italia. Sulla linea di partenza anche un bando sulla Safety School per migliorare l'accessibilità alle scuole con l'istituzione di aree pedonali e un nuovo bando sulla City Logistics con requisiti ancora più stringenti rispetto alla prima edizione, tra cui il ricorso all'ICT. Sì, la City Logistics 2.0 ha avuto un'evoluzione rispetto alla prima versione e ci siamo resi conto che era necessario introdurre le app e i sistemi informatici per l'accesso alle aree di ZTL, per lo scambio delle merci tra i negozianti, le attività appunto economica e la popolazione. Nell'ambito del piano regionale dei trasporti abbiamo due azioni che abbiamo presentato oggi, che riguardano una le modalità di distribuzione delle merci all'interno delle zone a traffico limitato, quindi la cosiddetta City Logistics. Il secondo bando che invece abbiamo presentato, che ancora sta per uscire nei prossimi giorni, riguarda la vivibilità, l'accessibilità delle aree esterne alle scuole. Diamo dei finanziamenti ai comuni per facilitare l'accesso di tipo esclusivamente pedonale, almeno nell'area proprio più limitrofa alla scuola, e quindi per rendere più sicuro anche la zona esterna, oltre che naturalmente l'edificio.